Bonjour ragazze, bonjour ragazzi e benvenuti ad un nuovo video che non so neanche come intitolare perché qui c'è un casino che non avete la minima idea e devo risistemare tutto lo studio perché praticamente, come sapevate, ve l'avevo accennata questa cosa e tra l'altro sì, sono in pigiama perché devo lavorare ragazzi, ok? Quindi non facciamoci caso. Comunque, ho appena ordinato, mi hanno montato, ho ordinato un pezzo, un nuovo pezzo dell'armadio, come ben potete vedere, appunto scusatemi il casino ma appunto il senso di questo video è proprio che andiamo a risistemare tutta la stanza, ok? Quindi ho ordinato la continuazione del mio armadio perché onestamente avevo troppo poco spazio, quindi ho ordinato un altro PAX, questo è l'armadio PAX dell'IKEA senza le ante. Mi consigliate in tantissimi di metterci le ante perché potrebbe sembrare più ordinato, lo so, però non mi piacciono le ante, mi piace avere tutto a vista. Magari in futuro ci penserò, però per il momento mi piace così, quindi ho appena comprato questa nuova parte dell'armadio che adesso andremo a riempire e così possiamo appunto sistemare un pochino meglio perché prima tantissime cose erano di là nella mia stanza da letto, nei cassetti sotto al letto. Adesso forse potrei riuscire a tenere sia le cose invernali che le cose estive fuori perché in Olanda non mi piace tantissimo fare il cambio armadio. Perché qui dovete sapere che adesso in questo momento fa caldo, ci sono tipo 28 gradi o una cosa del genere, quindi fa molto caldo per essere in Olanda. Però dalla prossima settimana, per esempio, le massime saranno di 18 gradi, quindi l'estate qui non è esattamente l'estate che abbiamo noi in Italia, quindi non voglio mai mettere via completamente, impacchettare tutte le cose invernali perché appunto potrebbero servirmi, magari non proprio i maglioni quelli più pesanti, però felpe, maglioncini un pochino più leggeri li lascerò appunto fuori, ok? Nonostante io abbia comprato i sacchettini, quelli a vacuum, quelli che con l'aspirapolvere praticamente li fai diventare sottovuoto, quindi in caso abbiamo anche quelli, però vediamo. Quindi adesso ragazzi, a parte che sono riuscita a fare veramente il miracolo, cioè come ben sapete avevo due di questi, cioè in realtà ne ho quattro, allora due sono in cantina e ne avevo due qui che stavano al posto dell'armadio, però siccome non ci stavano in camera da letto, avevo un sacco di spazio, uno di questi l'ho portato in camera da letto da sola, ragazzi, era pesantissimo, l'ho svuotato completamente e l'ho portato in camera da letto perché la mia idea, adesso vi spiego, era quella di mettere la scrivania qui al centro e poi ai lati, uno a destra, uno a sinistra, questi Alex, questi sono gli Alex dell'IKEA dove io ho tutti i miei trucchi, insomma nell'altro in realtà ho prodotti che devo ancora aprire, qui ho i miei trucchi. E quindi sì, l'altro volevo metterlo dall'altra parte, ma poi sono molto furba e mi sono resa conto che non avrei potuto poi aprire i cassetti se ci mettevo un altro mobile qui, quindi appunto l'ho portato in camera, è stata un'impresa arduissima, ma ce l'ho fatta, è l'unica cosa che ho voluto fare prima di iniziare questo video perché altrimenti sarebbe stato veramente il delirio. Quindi quello l'ho portato in camera da letto, adesso ho fatto un po' di spazio, penso di lasciarli così. L'alternativa potrebbe essere mettere l'Alex qui e spingere la scrivania più a sinistra, che cosa ne dite? Però secondo me è più carino così. Allora, la parte delle borse, delle scarpe non è cambiata, ok? Quindi quella è finita e così rimane. Però dobbiamo, appunto, devo sistemare, devo mettere tutto via, ordinare, qui ci sono tutti i miei smalti, i trucchi Valentino che stanno continuando a piacermi un sacco, insomma devo veramente, e lì ci sono tutti i miei vestiti estivi in questa montagna infinita che dobbiamo sistemare, gli occhiali, altri vestiti che io ho messo a random, pacchetti, buste di Chanel che non so neanche perché tengo onestamente. Quindi sì ragazzi, questo è quanto. Oggi sistemiamo tutto l'armadio e non vedo l'ora perché io odio vedere il casino. Altra novità comunque che volevo farvi vedere, perché ancora non ve l'ho fatto vedere, cioè l'avete magari intravisto in qualche video, in qualche scena delle mie storie eccetera, ma non ve l'ho fatto vedere bene. Qui sulla porta
ho appeso questo specchio. Ne ho comprato uno simile da Wish 2 volte, per ben 2 volte mi è arrivato rotto, poi mi sono stufata e al posto di chiedere la sostituzione ho chiesto il rimborso e poi ne ho ordinato uno da Amazon che invece mi è arrivato integro già al primo ordine. Io avevo bisogno comunque di uno specchio, diciamo, qui nel mio studio che non fosse solo quello per truccarmi, me l'avevate detto anche voi ed effettivamente mi serviva, nonostante io ne abbia poi uno molto grande nel corridoio. Come sapete, però uno qui serviva, ma non è solo uno specchio, è una figata questo perché si può aprire, c'è anche la chiave. E all'interno, allora, questo sarebbe un portagioielli in realtà. Infatti, lo vedete, ci sono tutti i gancetti per appendere bracciali, collane, e qui ci sono tutti gli spazi per gli orecchini e qua ci sono gli spazi per gli anelli. Io però non li sto utilizzando perché più che altro ho preso questo specchio contenitore per metterci qualche prodottino e come potete vedere è già abbastanza pieno. Sto guadagnando spazio in tutti i modi possibili e immaginabili e appunto mi piace tantissimo. Sicuramente riempirò anche con qualche gioiello, eccetera, però i miei gioielli, soprattutto quelli costosi, preferisco lasciarli proprio nei cassetti. Però insomma, vediamo, ma sono onestamente molto molto contenta dell'acquisto e si può fissare come preferite. Io per non fare buchi nei muri o nella porta, eccetera, cioè sì, per non far buchi nella porta, l'ho appeso semplicemente in questo modo ed è super super comodo. Stratagemma che ho trovato per tenere la porta aperta, altrimenti si chiude da sola. Ho messo questa ventosa, ok, che doveva poi chiudersi con la maniglia, ma quando sono andata a mettere lo specchio, che ovviamente non ci stava più, ho messo tipo questa prolunga che è un fiocco di un acquisto che ho fatto da Dior, e in questo modo la mia porta resta aperta. Sì, mi sono ingegnata, però funziona, ragazzi. Allora, adesso inizierei sistemando e riempiendo questa prima parte, così vado a mettere, appendo i vestiti che posso appendere e poi gli altri top, gonne, eccetera, li metto nei cassetti e vediamo poi quanto spazio mi rimane, perché secondo me non ne rimarrà tantissimo. Quindi sposto anche questi, tutti i miei occhiali da sole. Tra l'altro mi chiedete spesso dove ho preso questi contenitori e se non sbaglio li avevo trovati su Amazon. Basta scrivere sunglasses holder plastic o acrylic sunglasses holder e li trovate su Amazon. Appunto sono c'è un pezzo con 3 cassetti che poi io vado a posizionare uno sopra l'altro, però sono 3 e 3. Quindi spostiamo intanto questi, ok, via anche questo pacchetto. Ok, tra l'altro ne ho altri che devo ancora aprire, sorvoliamo. E adesso sì, adesso proviamo a sistemare qui perché alcuni vestiti riuscirò ad appenderli, altri invece li dovremo mettere nei cassetti e poi là sopra non so ancora che cosa metterò, vediamo. Diciamo che siamo a buon punto, se non fosse per il fatto mi sono resa conto che non ho abbastanza appendini. Dovrei averne, anzi sicuramente ne ho degli altri in cantina, quindi andrò a cercarli. Per il momento magari ne prendo qualcuno da qua se ne ho di liberi e poi metterò semplicemente le giacche, jeans sopra gli appendini che ho adesso, il resto lo pieghiamo. Però ho smontato tutta quella montagna gigantesca di vestiti, ho messo, boh, ne ho appeso qualcuno, il resto li ho piegati, qui ci sono vestiti. Qui ci sono gonne, tutte rigorosamente maxi, io adoro le maxi gonne e i vestiti lunghi. E qua sotto adesso mettiamo i top. Ho trovato qua dietro sepolti tutti questi nastrini di Chanel, Dior, cosa c'è, Gucci e Louis Vuitton. Non so se tenerli, ne ho talmente tanti di questi che questo non è nulla, non so che cosa farci, però
a volte tornano utili, come avete visto lì. Ok ragazzi, aggiornamento, questo è l'aggiornamento. Allora, qui c'è ancora tutto un casino perché questi smalti penso che li metterò nel mobile che sta di là in camera da letto, perché comunque non li uso moltissimo, faccio il semi permanente a casa, ma per la maggior parte vado di solito al sì, dall'estetista a farlo, quindi, e qui per la maggior parte ci sono smalti che tra l'altro non sono neanche semi permanenti, cioè alcuni sì, ma la maggior parte, tipo quelli Chanel, quelli Dior, Givenchy, sono tutti smalti normali che veramente ormai utilizzo molto molto poco, quindi li metteremo di là, perché qui per il make up non ho più tantissimo spazio, mentre qui mi sono portata abbastanza avanti. Allora, lassù ho messo dei jeans perché ne ho altri là ma non ci stavano, quindi li ho messi là. Là dietro ci sono altre felpe, roba molto calda che insomma userò poco sicuramente in estate. Poi qui ho appeso l'appendibile, cioè non ho altri appendini. Ho tolto qualche piumino da qua perché li metterò sotto vuoto nei cassettoni che ho sotto al letto per fare un po' di spazio, mi sembra un pochino più ordinato. Ne ho tolti tipo 3-4, quindi è molto meglio, sono comunque ancora spiaccicati ma è molto meglio. E qui invece ho potuto mettere appunto le mie giacche. Queste sono nuove, questa la adoro, è di Bershka, cioè l'adoro, la devo ancora mettere, però è di Bershka, e questa invece l'ho già messa ed è di River Island ed ha un colore splendido, costano poco, sono bellissime. Qui c'è il mio trench di Burberry che prima era sepolto da qualche parte, non lo vedevo nemmeno, ma devo portarlo in lavanderia. E sì, e qui ci sono alcune giacche, jeans, e sotto ci sono gli abiti, che in realtà non mi dispiacerebbe neanche come outfit, così vestito blu con giacchetta corta bianca. Comunque sì, qui ci sono le giacche. Poi allora, qui c'è il vostro cerchietto preferito, quello di Fendi, che non piace praticamente a nessuno. Poi qui ho messo gli occhiali e qua ci sono gli abiti, strapieno, gonne, non ancora pieno, ma ne ho alcune di là, adesso vedo se le lascio di là o le metto qua. E qui per i top ho ancora un pochino di spazio, ma ho diverse cose a stirare, quindi un po' di spazio deve rimanere. Qui, come potete vedere, è molto meglio perché ho svuotato tutto e non c'è più il casino che c'era, ma ho lasciato semplicemente i miei due orologi, questo di Cartier e quello è il Rolex, così mi sembra molto più carino, sembra un pochino meno incasinato, però appunto non ho ancora finito. Nel frattempo qui è arrivato anche il signor Grudenberg, che è venuto ad aiutarci, grazie, con i miei agolì un po' ci sono, un po' sono silenziosi, e ovviamente quando, quando mi avvicino lui arriva subito a farmi le coccole, grazie che mi aiuti, grazie, sostegno psicologico, sì sì sì, grazie amore mio, grazie dei baci amore mio, sì anch'io ti amo, sì sei bravissimo e utilissimo, sei super utile, non potrei mai mettere tutto a posto senza il tuo sostegno morale e psicologico. Ma perché mi dai la schiena e parli? Bravo amore mio, grazie, grazie dei baci, grazie, grazie. Tra l'altro applausi a me che mi metto a fare lavori in casa nel giorno di caldo più caldo in tutto l'anno in Olanda, cioè come al solito mi stanno sudando, mi suda sempre solo questa parte qua, io non lo so ragazzi, veramente sono strana, però ho sempre le goccioline qua quando caldo e non sudo nel resto del corpo, cioè quindi è stranissimo. Io veramente andrò a farmi, non so che cosa si fa per non sudare, tipo il botox, so che si fanno iniezioni di botox quelli che sudano troppo, io andrò a farlo per non sudare più qua, cioè vi giuro è veramente imbarazzante. Comunque sì, siamo più o meno secondo me a metà percorso, forse un po' oltre la metà, forse no, però sono abbastanza contenta del risultato appunto fino adesso, mi sembra, non lo so, mi sembra come più grande questa stanza adesso che c'è il prolungamento dell'armadio, non lo so, mi sembra più grande, mi piace molto di più. E qui sto sistemando adesso il make up, però non sono tanto convinta di come l'ho sistemato adesso, anche perché mi rimane poi questo spazio qua dietro vuoto, vabbè che ci metto lo specchio, però comunque non lo so, non mi convince tantissimo, non so se lasciare qui questo mobiletto con il make up oppure no, forse per il momento lascerò qui. Magari consigliatemi anche voi, perché appunto l'unica cosa che non mi convince tantissimo è questo mobiletto con la scrivania qua. Però tutto sommato è molto funzionale, perché così riesco ad aprire i cassetti, ho tutto quanto a portata dalla mia poltrona, insomma comunque
Non è male come postazione, però non so se esteticamente qui ci sta bene. Non posso metterlo più indietro perché c'è poi il calorifero, che in realtà non accendo mai, perché questo calorifero non l'ho mai acceso in tutto l'inverno, perché è troppo vicino ai prodotti make up, quindi rimane sempre sempre spento, cioè proprio spento il calorifero. E vabbè, ovviamente in estate, però proprio appunto anche quando farà freddo comunque non lo accendo mai, ma c'è sempre abbastanza caldo qui, in realtà non è che io abbia bisogno di scaldare questa stanza. Quindi sì ragazzi, questi sono i progressi. Qua fuori tra l'altro stanno gridando tutti, quindi non ho ben capito se stia giocando l'Olanda agli europei oggi in sto momento. Comunque ragazzi, io ho altre cose da fare, ma sto già vedendo la luce in fondo al tunnel, vi devo dire, sono molto contenta del risultato, del quasi risultato, ma mi piace molto. Per adesso così la postazione. Ho messo i cassetti con tutte le cosine di MAC qui. Qui ci sono i rossetti MAC, due livelli peraltro. E poi ne ho altri qui. Eccoli qua. Questi qua dietro invece sono pupa. E poi qui ci sono vari paint pot che non uso da una vita, ma ci sono troppo affezionata. E qua ci sono luster glass, lip glass e vari gloss, tutti di MAC. Anche questi non li uso da una vita, ma ci sono troppo affezionata per darli via. Adesso non riesco a richiuderlo perché va a millimetro. Ok, qua poi ne ho altri, ma qui in questo momento c'è un casino, ma ci penseremo in un secondo momento. Naturalmente, visto che ne vado super orgogliosa, qui c'è il mio kit con Benefit, potrei anche metterlo così in realtà. E qua sotto c'è un altro cofanetto Benefit, sempre per le sopracciglia. E poi questo appunto qui alla fine non mi dispiace tantissimo. Qui ho messo anche lo specchietto, che secondo me ci sta molto molto bene qui. Poi qui ci sono vari rossetti, non sapevo dove metterli, per il momento li lascerò là. In questo momento sto caricando il cellulare, quindi è attaccato al computer, ma poi questo in realtà si toglie. Comunque per il momento sì, siamo a buon punto. Qui ho messo un sacco di roba che devo spacchettare con voi nei prossimi giorni, sono tutte novità, pacchetti appena ricevuti. Tra l'altro qui ne ho un altro da mettere, poi qui tutti i miei smalti che appunto devo ancora sistemare di là. Qui ci sono degli scatoloni, roba che devo buttare. E poi qui ancora qualche altra cosina da sistemare, ma ci siamo quasi, ci siamo quasi. Sono nella mia camera da letto, ragazzi, eccoci qua, notare i miei gerani super super colorati, di cui vado molto fiera. Comunque, qui, vi dicevo, dietro la porta, qui alla fine ho deciso di mettere questo mobiletto Alex che stava appunto nella mia cabina armadio prima, però non mi dispiace onestamente. E qui ho messo tutto gli smalti che appunto uso molto poco in realtà, quindi va benissimo che stiano qui. E qui ci sono altri prodotti, tutti ancora chiusi, però non c'è make up, se non qualche palette che uso un pochino meno, però ci sono appunto solo prodotti vari. Ho aggiunto qualche prodottino, ma insomma anche questo è strapieno, quindi alla fine appunto sono contenta di aver trovato un po' di spazio extra qui, che alla fine nemmeno si vede. Oh ciao gatto Denver, sei tornato? Ciao! Ciao! Lui miagola e passa. Lui passa chiacchierando. Ciao! Dove vai? Bravo! Tornata nella mia cabina armadio, ragazzi, non so in che condizioni sono, tra sudore, trucco che si sta sciogliendo, ma non ha importanza perché sono strafiera di aver completato finalmente la mia cabina armadio, ragazzi, è finita, ho tolto tutte le robe che avevo ancora qua per terra, come potete vedere, ta-ta-ra, ta-ta-ra. Questa zona già l'avete vista ed è rimasta così, mi piace molto.
Lì ho aggiunto insomma qualche giacca, però questo è poi anche in alto ho aggiunto qualche box che non voglio dare via perché mi piacciono troppo, ce n'è una Dior, Urban Decay Too Faced, Make Up For Heaven, insomma Balmain della collezione con L'Oréal. Comunque questo è l'armadio completo, ragazzi, che non riesco a farvi vedere in un'unica inquadratura. Ecco, forse così ci riesco. Ta-da! Armadio completo! Postazione, make-up completa. Ta-ta-ran, ta-ta-ran. Lì c'è naturalmente il cavalletto per quando registro. Qui alla fine ho messo la locandina del mio kit con Benefit perché ne vado super fiera. L'altra l'avete vista in camera da letto, l'ho incorniciata. E qui ci sono appunto, qui ci sono un sacco di mini size che mi tornano sempre utili, specialmente adesso che viaggerò parecchio nel prossimo periodo. E sì, e l'altra parte invece la conoscete naturalmente perché, come vi avevo detto, qui non è cambiato assolutamente nulla, se non forse non avete visto proprio bene la sistemazione con le mie due nuove baby, la Prada Reedition e la, non mi ricordo il nome, comunque la bag di Bottega Veneta. E questo è quanto, ragazzi, per la mia cabina armadio. Non so se sono bravissima a fare queste riprese, comunque ta-dan, ta-dan, qui non è cambiato nulla e mi piace che si vedano i gioielli adesso attraverso la mensola, perché prima era strapieno di roba qua sopra, non si vedeva nulla, quindi così è molto molto carino veramente. Risultato finale super super proud. Quindi mia family, questo mi sa che è proprio tutto per il video di oggi, spero vi sia piaciuto. Io adesso mi sento mille volte meglio perché veramente il disordine è una cosa che non riesco a tollerare neanche visivamente, cioè non riesco proprio a starci nel disordine, è una cosa mia da sempre, quindi mi trovo molto molto più a mio agio adesso. Quindi questo è quanto mia family, spero vi sia piaciuto questo video, vi do un bacio gigantissimissimissimissimo, siete pronti come sempre per la abbraccio finale, venite qua che vi abbraccio forte 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 forte. Io vi aspetto, se non ci sono imprevisti, lunedì con un nuovo video, se esce, è sempre alle 17:30. Ciao.